Ciao ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo. Allora, video di oggi. Video che non sapevo nemmeno se fare o no, ci ho pensato parecchio, perché in questo momento che le cose almeno sul campo stanno andando bene, mi dispiace un sacco parlare di questo argomento, però a un certo punto ho detto lo dico, non lo dico, lo faccio, non lo faccio, lo faccio, sbatte cazzo. Cioè, in questo momento i tifosi dell'Inter cosa cazzo devono pensare? Cioè, leggono tutto. Il contrario di tutto, non sanno più a cosa credere. Cioè, in questi 2 giorni sono venute fuori altre 2 notizie che come fa un tifoso dell'Inter a non farsi venire delle paure? Io sinceramente delle paure in questo momento le ho. Sinceramente no, abbiamo gridato tanto, io per primo, 2 mesi fa, giornalista terrorista, ce l'avete tutti contro l'Inter. E poi vabbè, lo sappiamo che quando c'è da parlare male dell'Inter ci godono, ma purtroppo bisogna constatare che, cioè, noi per primi, ma non ce l'aspettavamo mai il mondo 2 mesi fa, uno scenario come quello che stiamo vivendo adesso. Ieri, ragazzi, è venuta fuori la notizia che lì lo Yangzhou è in vendita a 1 euro, 1 penny, 1 centesimo. Cioè, se avete 1 euro vi comprate lo Yangzhou. Poi vabbè, dovete coprire una settantina di milioni di debiti, ma con 1 euro il Suning vende lo Yangzhou a 1 euro. Poco prima del derby, Zhang aveva detto, Zhang padre, chiuderemo le attività irrilevanti per il nostro gruppo. E io lì mi sono detto, avevo fatto un video dicendo, ma prima del derby devi fare sta roba, devi dire sta roba, puoi dirlo dopo. Però ho pensato, ma lui che mentre diceva sta roba starà pensando all'Inter, ma non gli passa neanche per la testa. Non gli passa. Poi per fortuna al derby l'abbiamo vinto lo stesso e c'è chi ha detto: ma quando parlava di attività irrilevanti non si riferiva all'Inter. E io mi sono detto: va bene, speriamo. A pensare male si fa peccato, ma delle volte ci si prende. Speriamo che sia così. Dopo 2 giorni, Yangzhou in vendita a 1 euro. Allora uno dice: vabbè, che cazzo, allora qua tra le attività irrilevanti mi sa che ci siamo anche noi. Poi cosa è venuto fuori? È venuto fuori che il 25% di Suning è in vendita e che forse se lo compra il governo cinese. Allora uno dice, aspetta, aspetta, aspetta. Cioè, un conto è se io sono di proprietà di un imprenditore che si è accorto di non poter fare più quello che vuole, mette in vendita la società, ci ha provato. E siamo a posto, cerca di fare in fretta a vendere, ci hai provato, nessuno ti dice niente perché io per primo ho creduto in te, ho sempre parlato bene di Suning, ho visto che eri venuto qui bello propositivo, hai fatto a piano gentile tutto nuovo, hai comprato Lukaku, Barella, Hakimi, un allenatore da 12 milioni, quindi io tifoso quando vedo che fai degli investimenti del genere dico cazzo qui c'è sia i soldi, ci sono sia i soldi che la voglia di fare, no? E quindi ho sempre parlato bene di te, però nel momento in cui vedo che c'è il Covid, il governo cinese non ti fa fare certe cose, cerco anche di capirti. Infatti io non mi sono mai incazzato fino ad oggi, ma anche oggi non è che sono incazzatissimo, oggi sono preoccupato più che incazzato. Cioè, vedo che comunque ci hai provato, non ce la fai, vendi, va bene, ti dico grazie di averci provato, non è andata come tutti volevamo, ma se vendi il 25% di Suning al governo cinese e noi comunque siamo una società della galassia Suning, cosa ne sarà di noi? È normale che un tifoso a un certo punto dice: cosa cazzo ne sarà di noi? Il governo cinese gliene frega qualcosa dell'Inter? Ci farà andar bene? Sarà interessato? Cioè, poi ripeto, comunque è diverso essere di proprietà di un imprenditore cinese e essere di proprietà del governo cinese, perché comunque poi tu il 25% cosa succede? Diventeresti di proprietà del governo cinese che vive in un mondo suo, con regole sue, con una mentalità sua, tutta lontana, anni luce rispetto a noi? Cioè, un conto poi era anche quando c'era qui Zanghino, che viveva a Milano, integrato con la società, andava tutti i giorni in sede, cioè comunque la presenza contava quello che contava, non lo so, però la presenza, questo è da il 4 ottobre, se non sbaglio, che non viene più,
se l'Inter va in mano al governo cinese, cosa cazzo succede? È normale che il tifoso si fa i viaggi mentali. Io in questo momento non so a cosa credere, a chi credere, e mi faccio i viaggi mentali e dico cosa cazzo ne sarà di noi. È normale che un tifoso in questo momento, purtroppo, cioè Marotta, poverino, non sa cosa dire, o non può dire, o non sa cosa dire. Steven Zhang non torna, perché tanto anche se tornerebbe non potrebbe parlare, perché là in Cina le trattative funzionano così, eh. Là in Cina non è che durante la trattativa viene qualcuno, ti spiega, stiamo facendo, vorremmo fare, state tranquilli, non state tranquilli. Questi non dicono niente. Questi, finché non hanno finito di fare quello che vogliono loro, non dicono niente. Noi sapremo di che morte moriremo quando avranno deciso tutto. In questo momento, nel mentre, non possiamo fare altro che leggere tutto al contrario di tutto. Noi sapremo di che morte dovremo morire, calcisticamente parlando, quando avranno già firmato e già deciso tutto. Fino ad allora noi saremo qui a farci viaggi mentali, ad avere mille preoccupazioni, ad avere mille dubbi. Poi si parla anche che Zhang non vuole, vuoi vendere tutto? Vuoi venderne un po'? Cioè, sti 200 milioni che servono entro il 31 marzo, ci sono? Non ci sono? Vuoi aspettare di vedere se l'Inter vince lo scudetto, perché così il club vale di più? Non lo so, cioè qui veramente noi siamo un po' allo sbaraglio. Poi è chiaro che tante volte abbiamo mandato a fare in culo i giornalisti, io per primo, però purtroppo mi tira anche il culo dirlo, mi tira anche il culo dirlo. Qualcheduno purtroppo ci ha anche azzeccato, poi ci ha goduto nell'azzeccarci, perché questa è tutta gente che, a cui l'Inter sta sul cazzo, e quindi me li immagino lì sghignazzanti nel dare delle brutte notizie sull'Inter. Però bisogna anche dire la verità, quando noi ci siamo incazzati, ci siamo infervorati con certa gente che aveva detto che sarebbero successe certe cose, bisogna anche dire la verità, qualcosina è successo, soprattutto tutte cose che noi fino a 2 mesi fa, cioè a Natale, se ci dicevano che saremmo stati in questa situazione, ma chi ci avrebbe creduto? Io mai, io mai. L'unica cosa che posso dire è Zhanghino, Zhang babbo, Zhang figlio, fate presto, sbrigatevi, perché qui cioè noi dobbiamo già programmare la prossima stagione. De Paul dicono che è già preso dall'Inter, che è già fermato dall'Inter, me l'hanno detto anche dei miei amici giornalisti, mi hanno detto De Paul è già promesso sposo dell'Inter. Il problema è che se l'Inter non sa di che morte deve morire, non sa che società avrà fra 2 mesi, non sa quanto potrà spendere, il budget, cioè l'Udinese non ti aspetta tutta la vita, eh? Poi arriva qualcuno con i soldi e te lo prendi in culo. Cioè, poi adesso è il momento in cui bisogna pianificare la prossima stagione, dove si va in ritiro, con chi si fanno le amichevoli, tutte le trattative di mercato cominciano adesso, nascono adesso, le trattative di mercato che poi sfociano a giugno, a luglio, nascono adesso. I nostri dirigenti non possono fare un cazzo, non sanno cosa fare, non sanno come muoversi. Quindi Zhang, io ti dico solo una cosa, datti una mossa, quello che devi fare fallo, ma per favore fai presto, perché me an impost più. Iscrivetevi al canale YouTube, clic clic clic, seguitemi su Instagram, clic 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 clic, like alla pagina Facebook, clic 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 clic, e poi come dico sempre, fate quel cazzo che vi pare. Ciao!